polemica sulla riapertura scuole in Campania, che cosa ne pensa? Le scuole devono riaprire oppure no? Io penso che devono riaprire perché questi ragazzi stanno avendo troppi problemi sia psicologici sia sociali con altri amici che non riescono ad andare avanti. E certo, c'è un po' di preoccupazione, però credo che comunque bisogna iniziare a fare qualcosa. Per me è giusto che rientrino, non possono fare lezione così. Parlo da ex insegnante, da pensionata, quindi non vedo il rischio. E quindi è giusto che rientrino per i rapporti tra i bambini, tra i docenti e i bambini, non va bene così. Non si può fare lezione in questo modo per tanto tempo. Per quanto riguarda invece la didattica a distanza, ecco, lei da ex insegnante, che cosa ne pensa? È pro o contro? Diciamo che durante l'emergenza sarà pure stata utile, ma non è un modo di insegnare che può durare per tanto tempo. Assolutamente no. Bisogna guardarli negli occhi, ragazzi, per capire, lavorare bene, non si può farlo attraverso un monitor. È giusto che i bambini tornino a scuola perché così possono socializzare. Cosa ne pensa della didattica a distanza? Lei è pro o contro? Non è la stessa cosa, come ho detto già prima, i bambini non socializzano così, quindi è bene che vadano a scuola. È giusto che i ragazzi e i bambini tornino a fare lezione nelle aule, secondo lei? Per me sì. Perché comunque escono sia con i genitori, quelli più grandi, poi non ne parliamo, vicino ai bar, quindi è importante per me che tornino a scuola. E poi la scuola è sicurissima, perché mio marito lavora a scuola, c'è igiene, c'è tutto, è più sicura la scuola che fuori. Cosa ne pensa della didattica a distanza? Può sostituire la scuola tradizionale, secondo lei? Sì, per poco però. Cioè è importante che mo si torni a scuola. I ragazzi chiedono di essere guidati, i giovani devono essere guidati, assolutamente. Quindi perdere questa occasione. Poi io ho insegnato sempre in licei, è assolutamente importante, devono tornare a scuola, no, perché stanno nei bar, le riunioni in casa, quelle sì. È la stessa cosa è per lo sport. Da ex docente invece che cosa ne pensa della DAD, della didattica a distanza? Può veramente sostituire la scuola tradizionale secondo lei? Importante la tecnologia, il web, tutto quello che voglio. Però anche in questo caso i ragazzi devono essere guidati. Ma può essere un supporto, ma qualche cosa tipo una volta alla settimana, due volte alla settimana, ma non è possibile questa situazione. Mi rendo conto, la pandemia, tutto quello che c'è, disastri, però dobbiamo pensare anche alla scuola. Non capisco perché si deve continuare ancora, perché andrà ancora avanti per anni. Allora le immagini, io penso soprattutto i ragazzini nelle prime classi elementari, ma il danno che avrà un bambino nelle prime classi elementari, quello un lavoro dell'elementare è fondamentale. Non lo recupereranno più. Giustissimo, perché io che sono una professionista sanitaria, sono una logopedista e quindi lavoro con bambini con disturbi di apprendimento, e io in questo periodo i bambini sono enormemente peggiorati, quindi non ho bisogno di regole, non ho bisogno di contenimento, non ho bisogno del rapporto con i coetanei, soprattutto del rapporto con le maestre. Quindi lo trovo assolutamente giusto che ritornino a scuola. Cosa invece pensa della didattica a distanza, signora? Può sostituire veramente la scuola tradizionale, secondo lei? Assolutamente no, può sostituire soltanto in parte, ma veramente in minima parte. Quello che i bambini acquisiscono a scuola, quindi le dicevo le regole, il contenimento, il rapporto con i coetanei, non possono sicuramente averlo dalla DAD, per niente. Cioè è una minestra riscaldata, è una sorta di beneficio davvero molto minimo. È un modo per continuare ad avere il rapporto con i bambini, ma non è assolutamente la stessa cosa.